anche se si vede poco stasera. Ho aspettato tutto il pomeriggio, sono le 7.37, perché sapevo che sarebbe uscita nuovamente dopo le due uscite di stamane. Mi ha dato la conferma che sarebbe uscito, sto liberato, il girovagare sopra di un aliante che si è trattenuto per 7-8 minuti girando come girava il parco l'altro giorno, ovvero a spirale, dimostrando che si è liberato, era un luogo caldo. Io adesso non so quanto si manifesterà, però la manifestazione c'è stata. Adesso sono andato a prendere la macchinetta, poi si è liberato, si è un po' attenuato. Là credo si sia visto. E allora c'è da dire che lo aspettavo perché è a carattere stromboliano questo. Era da definire il carattere del vulcano. Per me è di tipo stromboliano. Anche qua credo sia uscito qualcosa che mi è sfuggito. Stavo seduto. Credo qui si veda ancora. Ma stromboliano significa che in questa fase questo muove da 146 km di profondità. E io un giorno avrò la prova che gli studiosi dell'Ottocento e qualcosa, o inizi Novecento, vesuviani che visitarono il vulcano di Cupello, legandolo a San Venanzo di Perugia, si siano sbagliati. Qua siamo a profondità enormi. Non si sa con quale pressione possa prima o poi uscire fuori qualcosa. E ci sarebbe a questo punto da rivedere anche tutti i discorsi storici, perché il nome di Cantalice non credo si leghi con questa zona qua. Qua gli hanno dato il nome di Cantalice nel 700 per far sì che Città Ducale esercitasse il controllo, il predominio su queste terre, perché Cantalice è stato sotto Città Ducale dal 1300. Quindi per me Cantalice era quella zona che va da Lisciano in là. Quantomeno da questa cresta di collina. Anche perché la parrocchia qui dell'antica chiesa di San Liberato arrivava fino alla valle di Cantalice, quindi era San Liberatoris. È inutile dire che qui era Cantalice. Cantalice come nome, almeno se ne dovrebbe ritornare dall'altra parte. Ci ha fatto perdere un sacco di anni che si lega al Cantal del Langioino vulcano là. E là sicuramente oggi ci saranno state manifestazioni più evidenti di qui. Perché i terremoti vengono tutti sul corso del Velino, e nell'Alto Velino, nell'Amatriciano e nell'Aquilano. In due minuti che dire qua? Direi che una cosa sola, a prescindere dai vulcani, che è inconcepibile che questo territorio sia sotto il controllo della forestale di Città Ducale e dei carabinieri del comando di Città Ducale, non sotto Rieti che sta a 6 km, bensì sotto il controllo diretto dei carabinieri di Città Ducale, che hanno molto più potere di quelli di Rieti.
ho detto tutto che c'è dietro. E vedo che i conti tornano a questo punto, perché l'altra sera quelle palle di fuoco che salivano su, partivano da quella parte là, la si è liberata. Ne ho parlato in precedenti video. Stasera è uscito sotto, si è liberata. Forse lì non c'è uscito mai. È la prima volta forse che esce là. Più in alto sì, ma là no. Eppure da seduto qua si vede. L'ho atteso tutto il pomeriggio questo. Perché sapevo che c'era stasera. Domanda, perché abbaiavano gli amici tuoi e tu no? Perché quelli hanno preso la corrente. Quattro zampe a terra hanno preso scariche di corrente. Francescani questi. Forse qua si vede meglio. È imponente. Se stanno a fare giochi sono passibili di carcere a questo punto. Come fanno foto? Penso che vi spiegherò chi sono i marziani. Io sono uno. Gli altri poi ve li presento.